qua a casa il giorno dopo Lucca. Perdonate le condizioni, ma sono molto provata, fisicamente è stata una fiera impegnativa. Vi lascio immaginare il casino della fiera durante la pioggia, perché sì, ieri ha piovuto tutto il giorno e quindi è stato un macello. Però, come avete visto forse da qualche clip precedente, ci sono stati anche dei momenti molto molto belli e prima di mostrarvi gli acquisti che ho fatto vorrei commentare un po' quello che è stato per me Lucca Comics quest'anno. Innanzitutto grazie, grazie a tutte quelle persone che mi hanno fermata, che mi hanno chiesto una dedica, una foto, con cui abbiamo scambiato un paio di parole. Grazie a tutti gli editori che ho incontrato, che mi hanno accolta con entusiasmo, che mi hanno proposto dei fumetti, delle letture, che hanno parlato insieme a me della fiera, delle opere, degli autori. Grazie agli autori, molto molto disponibili, non soltanto per le dediche. E a proposito di autori, quest'anno ho incontrato il mio autore preferito. Ancora non ci posso credere. Piccola premessa, quest'anno si è parlato tanto di LRNZ, il mio autore preferito per l'appunto, perché ha disegnato il poster, la locandina di Lucca Comics, c'era anche una mostra dedicata a quest'autore e quando Bao ha annunciato che sarebbe stato presente al loro stand i giorni della fiera per dedicare appunto i fumetti, io sono esplosa di gioia perché mi sono detta finalmente è arrivata l'occasione di incontrarlo. Ma ovviamente l'unico giorno in cui non era presente da Bao era proprio il giorno in cui io ero in fiera, quindi ci sono rimasta un po' male, ma qualche ora prima di partire per Lucca ho scoperto che sarebbe stato alla sua mostra per una mezz'oretta per firmare i poster e ho colto al balzo questa occasione. È stato bellissimo, sono stati pochi secondi ma super intensi per me. È stato super disponibile e gentile, ma la cosa forse che mi ha sconvolta di più è che mi ha riconosciuta, sapeva chi io fossi. E lo so che posso sembrare un po' una fangirl in questo momento, ma ognuno di noi ha un autore preferito, un idolo, una persona che stima particolarmente, e sapere che questa persona sa chi siete voi non è assurdo, cioè per me è stato assurdo e quindi niente, è stata un'esperienza meravigliosa. Quest'anno poi sono stata anche ospite di Fumettologica, che ringrazio tantissimo. Abbiamo parlato insieme a Violetta Rox, Giacomo Bevilacqua e Fumetti Brutti di Instagram e Fumetti. È stata un'esperienza per me nuovissima, ero super agitata perché non ho mai parlato di fronte a così tante persone, credo, in vita mia. Che ovviamente non erano lì per vedere ma per vedere persone veramente importanti, però mi ha fatto comunque un certo effetto ed è stato bello poter parlare live con un pubblico di fumetti, di quella che è la mia grande passione, di come comunicare i fumetti sui social. È stato secondo me un panel sia interessante che divertente alla fine, perché Giacomo Bevilacqua fa spicciare dalle risate. A parte questo è stata un'esperienza unica per me, quindi ne sono veramente molto molto grata. E niente, direi dopo questa premessa di mostrarvi che cosa ho acquistato. Questa è un po' la pila. Partiamo con un po' di manga sparsi. Il primo è della Flashbook, è del primo volume di Cousin, una nuova serie manga di Ryo Ukuemi. Ha un prezzo di copertina di 5,90€ e si tratta di uno josei. Penso di averne letti soltanto 3 o 4, più 3 che 4 in realtà. Quindi sono molto curiosa di provare qualcosa di nuovo. Questo mi incuriosiva perché la protagonista ha 18 anni, inizia a lavorare part-time presso un videonoleggio e non si sente nulla di speciale, di particolare, non è mai successo nulla di significativo, diciamo, nella sua vita. Si sente una ragazza qualunque, invisibile, ed è un po' la sensazione che ho anche io. Quindi sono molto curiosa, vedremo, vi farò senz'altro sapere presto. Ho recuperato poi ovviamente il numero 2 di Home Sweet Home, edito dalla Planet, l'autrice è Yu e questo ha un prezzo di copertina di 4,50€. Ho preso poi il numero 2 e il numero 3 di Iona la Principessa Scarlatta, editi da Star Comics, hanno un prezzo di 2,90€ e 3,90€ al posto del normale prezzo di copertina
che sarebbe 4,50 euro. Li potete trovare anche voi a questo prezzo fino al 24 novembre per quanto riguarda il numero 2 e il 28 dicembre per il numero 3. Da J-Pop ho recuperato queste due meraviglie, sapete che sono due manga che mi stanno piacendo tantissimo, il numero 6 di The Promised Neverland che ha un prezzo di 5,90 euro e il numero 5 di Made in Abyss che costa invece 7,90 euro. Questo avevo visto che sarebbe stato in fiera, infatti mi sono subito fiondata allo stand J-Pop per recuperarlo, questo non me lo aspettavo e non vedo l'ora. Sapete che sono una grande fan di Made in Abyss, tra l'altro J-Pop ha annunciato che questa primavera verrà in Italia a Kito Tsukushi al Comic Con di Napoli. Io sono molto contenta, anche se non credo che riuscirò mai a incontrarlo, ma sono molto contenta perché questo porterà sicuramente tante persone ad avvicinarsi al manga in generale, ma alla sua opera più nello specifico. Penso che sia sempre qualcosa di meraviglioso quando una casa editrice riesce a portare in Italia degli autori dal Giappone, cosa che non credo sia facilissima. L'ultimo manga che ho recuperato è Whispering Blue, il primo boys love di Manga Senpai. L'autrice è Chasm, è un'autrice se non sbaglio tedesca, e questo volume ha un prezzo di copertina di 6,90 euro. L'autrice tra l'altro era allo stand, quindi me lo sono fatta anche dedicare e non penso di essermi mai fatta dedicare un manga in vita mia, quindi tante tante gioie. Adesso con questa luce sicuramente non si vedrà nulla, però sono molto contenta. Tra l'altro non credo di aver mai letto nulla dal catalogo Manga Senpai, che in realtà mi incuriosisce parecchio, quindi sono contenta di potermi approcciare con questo fumetto che avevo già visto online, ve ne avevo parlato anche nel video dedicato a Lucca, anteprime, che cosa recuperare, e penso che lo inizierò subito dopo questo video. Passiamo ora a tutti gli altri fumetti. Il primo che volevo assolutamente recuperare, come saprete, è Big in Japan di Dario Moce, Tuono Pettinato. Sono riuscita anche a farmi dedicare questo fumetto allo stand Rizzoli Wizard, e il fumetto ha un prezzo di copertina di 18 euro. Ed è un fumetto ovviamente sul Giappone. Guardate che carino questa dedica. Sono super emozionata. Io gli autori li avevo già incontrati a mare di libri, li avevo anche intervistati, quindi è stata un'esperienza bella poterli rivedere. E ho già iniziato a leggere il fumetto, già ho letto le prime 50 pagine perché sì. Sono molto contenta, anche se mi rendo conto che guardare qualcosa ambientato in Giappone, come ad esempio Terrace House, e leggere soprattutto fumetti, libri ambientati in Giappone, per me è bellissimo, ma fa anche male perché io in questo momento non posso andare in Giappone. Però queste letture ti fanno venire voglia di essere assolutamente lì. Poi la lettura terminata, ovviamente vi farò sapere, così come per tutti i fumetti. Magari se ce n'è uno in particolare che vi incuriosisce, di cui vorreste vedere prima fra tutti una recensione, un video approfondimento, insomma, fatemelo poi sapere qua sotto nei commenti. Ho preso poi The Infinite Wait di Giulia Huerta allo stand di Eris Edizioni. Questo fumetto ha un prezzo di copertina di 18 euro. E mi incuriosiva particolarmente perché parla della vita dell'autrice, le sue esperienze nei primi anni di vita. Primi anni di vita sembra che parli solo della sua gioventù o infanzia, in realtà parla dei suoi primi 20-30 anni, quindi anche dello studio, i libri che l'hanno formata, ma soprattutto la malattia. Io penso che le storie così quotidiane di esperienze personali siano molto preziose, perché ti permettono innanzitutto di scoprire qualcosa di nuovo, quindi non vedo assolutamente l'ora di leggerlo. Tra l'altro da Eris mi hanno lasciato un sacco di segnalibri, adesso alcuni li sto già utilizzando, tipo nel fumetto di Dario Moccia ho inserito questo qua, cioè è stupendo, e altri due li ho dati invece a Mr. Civi per leggere. Lo so che può sembrare una cosa magari un po' banale, però io mi emoziono anche per i segnalibri. Canicola mi ha regalato invece Il giovane Yoshi. Sapete che volevo leggere questo fumetto da un sacco di tempo. È di Yoshiharu Tsuge e costa 19 euro. Io mi ero innamorata dell'uomo senza talento, o meglio, innamorata non è forse il termine giusto, ma è stata un'opera introspettiva molto interessante che mi ha fatto riflettere tanto, e quindi sono curiosa di approfondire l'autore e di leggere questo nuovo fumetto che è uscito proprio quest'anno per Canicola. Concludiamo con una montagna di fumetti di Bow Publishing. Questi mi sono stati tutti regalati dalla casa editrice. Io sono veramente
senza parole, non smetterò mai, mai di ringraziarli, non soltanto per i fumetti in sé, ma per il gesto, per le parole di motivazione e supporto. Sono stati carinissimi, mi hanno chiesto del panel, mi hanno un po' incoraggiata, è stato molto bello. Comunque, a parte questo, partiamo da due fumetti che sono molto curiosa di leggere. The Sender 5 e 6, l'ultimo. Infatti ho intenzione di fare una specie di maratona dedicata a The Sender, leggermi i primi 4 e poi concludere la serie. Questa è una storia ambientata nello spazio che mi sta piacendo tantissimo, di Jeff Lemire e Dustin Nguyen. Hanno un prezzo di 17, il numero 5, 18, il numero 6. Siccome ho intenzione di rileggere i primi e concludere la serie a breve, aspettatevi un video dedicato. Abbiamo poi Vagabondaggi di Zhao Dao, questo è un titolo che puntavo veramente tanto, ho aspettato Luca per recuperarlo perché mi sembrava l'occasione giusta. Questo fumetto costa 18 euro e ha dei disegni meravigliosi. Io l'ho sfogliato più volte in libreria, perché ero troppo curiosa. Poi sapete che il fumetto cinese lo sto scoprendo pian piano adesso, quindi meraviglia, sono veramente curiosa di leggere questo fumetto. Potevo poi non recuperare questa meraviglia, cioè momento apprezzamento per l'edizione stupenda. Se non sbaglio, questa è la Variant di Tosca dei Boschi di Teresa Radice e Stefano Turconi. Guardate, è stupenda questa edizione, è bellissima. Poi anche sotto, cioè, parliamone, è un volume fantastico già da così. Poi quando lo leggerò vi farò sapere, ma anche i disegni promettono un sacco bene, sono veramente poetici, bellissimi. Continuando, abbiamo Arg, questo piccolo volumetto di 14 euro degli Scarabocchi di Michael Emirko, di cui non ho mai letto nulla, però ho visto diverse vignette online, quindi sono curiosa. E infine una super anteprima negativa di Alessandro Baronciani. Questo fumetto ha un prezzo di 20 euro ed è una storia incentrata sul mondo della moda, la protagonista almeno è una modella. E niente, anche questo fumetto mi ispira tantissimo, vorrei leggerli tutti oggi, ma ovviamente li diluirò nel tempo perché voglio godermi la lettura, però sono super gasata. Se non sbaglio, questo fumetto uscirà a metà novembre, quindi è veramente una grande anteprima. Direi di concludere con qualche piccolo omaggio che mi ha fatto super piacere, più l'unica cosa non fumettosa che ho comprato. Innanzitutto, Planet Manga mi ha lasciato, io non me l'aspettavo minimamente, mi ha lasciato delle anteprime delle prossime uscite dell'anno prossimo. In pratica sul blog vi ho già parlato degli annunci che sono stati fatti da J-Pop, Planet Manga, Star Comics e così via, e la Planet mi ha lasciato questi due volumetti dove ci sono le prime pagine di alcuni fumetti che usciranno appunto l'anno prossimo. In particolare qua abbiamo Sister and Vampire, sono solo fantasie e game, giochi di istituzione. Quest'altro invece, che mi incuriosisce decisamente di più, ha al suo interno Ti amo ma fatti ammazzare, Blue Flag, che è una delle uscite, delle prossime uscite che mi incuriosisce di più, e Ossa. Sono belli corposi, quindi non vedo l'ora. Alla Stand J-Pop mi hanno lasciato invece questo bellissimo poster di The Promised Neverland. Bellissimo. Mi piacerebbe forse appenderli qua dietro i poster, perché oltre a questo ovviamente quello di LRNZ, magari fatemi sapere che cosa ne pensate. E infatti direi di concludere con il poster che mi sono portata a casa di LRNZ. Fra quelli che c'erano era l'unico lilla, quindi l'ho preso per questo motivo. Qua c'è la sua firma realizzata con il braccio meccanico e poi io mi sono fatta fare anche una dedica personalizzata a mano qua dietro. È stato molto gentile l'autore, quindi sono super contenta. Si vede che sono ancora un po' in coma post Lucca, mi stavo dimenticando due cose importanti. Innanzitutto mi sono fatta dedicare anche Papaya Salad, un fumetto che mi era piaciuto tantissimo, e guardate qua che dedica meravigliosa. L'autrice tra l'altro ha anche fotografato questa dedica, l'ha postata su Instagram, poi vi lascerò il suo contatto qua sotto in descrizione. Non vi ho fatto vedere poi l'ultimo acquisto non fumettoso di Lucca, cioè l'unico acquisto non fumettoso. Guardate qua! È una tazza, ovviamente, da tè, con dentro Gigi,
il gattino nero di Kiki, consegna a domicilio, cioè potevo lasciarla lì questa tazzina? Assolutamente no. Poi magari il negozio da cui l'ho preso. Ve lo lascerò sempre linkato qua sotto in descrizione perché vendevano un sacco di altre tazze anche con Totoro, vasi, i Furin, insomma, avrei preso ogni cosa dopo lo stand. Ecco che cosa è stato quindi quest'anno Lucca Comics per me. Fatemi ovviamente sapere se ci siete stati anche voi, qual è stata la vostra esperienza, che cosa avete acquistato, mi raccomando, sono super curiosa, e che cosa vorreste vedere recensito prima qua sul canale fra le anteprime novità che vi ho mostrato. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!